A 20 minuti da Pescara, il borgo medievale di Loreto a Prutino. Possiamo dire che fa parte della costellazione dei borghi più belli d'Italia. Un centro storico pregevole, davvero straordinario, palazzi nobiliari, palazzi antichi, il castello, oggi dimora storica, una serie di chiese davvero eccezionali. E poi il Museo Acerbo, con una delle più complete collezioni che vanno dal 400 al 900 della raffinata arte ceramica di Castelli. E poi l'Oleoteca regionale, dove è possibile assaggiare le diverse pregiate varietà di quest'olio. Un consiglio: per visitare Loreto a Prutino utilizzate le gambe. È bello scoprire palmo palmo questo territorio, ma c'è anche un altro modo: una bella carrozza trainata da cavalli. C'è anche da aggiungere che il territorio di Loreto a Prutino è protagonista, lo sarà ancora nei prossimi mesi, di una iniziativa straordinaria, interessante, per la quale ci sentiamo di fare i complimenti alla sovrintendenza, all'Archeo Club. Di che cosa si tratta? Ce lo dica lei. Archeoturismo attivo a Loreto a Prutino, un territorio dalle importanti risorse archeologiche, monumentali. Qui un progetto poliennale di collaborazione con le scuole, i ragazzi di Loreto a Prutino che prendono conoscenza con noi attraverso lo scavo della loro storia, ma per quest'estate un prodotto ancora più innovativo, l'apertura di questi cantieri ai turisti. Ai turisti, i visitatori arrivano qui e partecipano tutti Indiana Jones. Sì. Oh, abbiamo anche il cane archeologo, vieni qua. Eccolo. Vieni, vieni archeologo, vieni, vieni qua, vieni, vieni. Guarda qua, vieni a dargli una mano, vieni. 2000 anni di utilizzo di questo territorio, un grande progetto che il Comune e anche la Fondazione dei Musei di Loreto a Prutino hanno voluto fortemente appoggiare per lo sviluppo economico e il rilancio delle tipicità di questo territorio. Non è circoscritto soltanto ai ragazzi delle scuole di Loreto a Prutino, no, ma di tutta la provincia di Pescara e anche da fuori. E i cantieri di quest'estate saranno aperti ai turisti dall'Italia, ma anche dal mondo. Quali saranno i cantieri, gli scavi che saranno coinvolti in tutta questa bella iniziativa? Proprio di questi giorni è il lancio di un progetto fortemente seguito dal nostro direttore regionale, Anna Maria Reggiani, la via dei Vestini. Un popolo che occupava i territori fra Pescara e L'Aquila ed è quindi in qualche modo il simbolo dell'Abruzzo attuale nell'antichità. La più importante tra le tradizioni locali è legata al santo protettore e a un bue, in questo caso a questo bue. Come si chiama? Si chiama Cavaliere. E questa nostra tradizione legata al santo protettore, questa storia è iniziata nel 1711, quando le reliquie del santo furono portate qui a Loreto e questo bue, intento lavorare, si inginocchiò al passaggio del santo. Da quel giorno, ogni anno, il lunedì di Pentecoste, il bue viene portato in paese, tutto agghindato, con il bambino che rappresenta un angioletto sopra, si inginocchia davanti all'immagine del santo. C'è una grande processione con partecipazione, ovviamente. Con partecipazione di tutta la comunità e non solo. Voi in questo periodo state facendo un po' delle esercitazioni per farlo inginocchiare, ma come fate? Che tecnica usate? Allora, noi ogni anno, 40 giorni prima della festa, iniziamo la preparazione del bue e ogni sera gli facciamo provare un inginocchiamento. Ormai lui ha imparato, è molto abituato a chi lo guida, alle persone che gli stanno vicine. Quindi quando arriva il momento e quello vogliamo che gli provare? Sta vicino, gli chiede, certo, lo possiamo, certo. No. Aiuto. Che meraviglia!
dolcissimo, dolce, veramente straordinario. Ciao cavaliere.